sono una donna di mare. O perlomeno mi sento una donna di mare, ma dalla terra. La cosa più importante della mia vita è sempre stata la danza. E venendo a Lemons ho conosciuto questo barcaiolo particolarmente selvaggio che mi ha colpito, non subitissimo perché inizialmente non mi piaceva, però man mano mi ha catturata nella proprio la sua semplicità, il suo rispetto per questa terra, per questo mare, per la natura, per tutto quello che c'era. Nella sua vita precedente, Alida Mileci viveva a Palermo. Una semplice gita di piacere alle isole Egadi si trasformò in un'occasione per cambiare vita. Fu Franco Bevilacqua, uomo di mare verace e sincero, ad accompagnarla alla scoperta di questo meraviglioso arcipelago. Situato a 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, fra Trapani e Marsala, è composto da tre isole principali: Favignana, la più grande, Marettimo e Levanzo, dove Franco è nato e cresciuto. In meno di un anno erano già all'altare ed oggi vivono felicemente a Levanzo con i due figli di 12 e 16 anni. No, ma io in mezzo ai miei figli, però, perché loro insieme, ma no, troppo nana sembro. Seguirli nella loro vita quotidiana equivale a scoprire, ma soprattutto a vivere, queste splendide isole nella loro essenza. Levanzo misura 5 km quadrati ed è la più piccola delle Egadi. Nelle sue acque, nel 241 avanti Cristo, si svolse la storica battaglia finale della prima guerra punica, in cui i romani sbaragliarono la flotta cartaginese. Il paese ci appare come un anfiteatro di casette bianche sopra il mare turchese, la cui vista è da mozzare il fiato. In inverno ci abitano solo una cinquantina di persone. I Bevilacqua vivono nella stessa casa dove Franco è cresciuto. Il mare è lì, si vede e si sente. A poche decine di metri è il compagno fedele di ogni giornata. Per lasciare Palermo e andare a vivere a Levanzo, Alida aveva bisogno di un progetto. Franco, che già lavorava come pescatore e barcaiolo, si inventò una formula perfetta: unire le proprie doti marinare con quelle culinarie di Alida per portare i viaggiatori alla scoperta delle Egadi con tanto di pranzo a bordo. Nacque così la Viola, la barca costruita da Franco sullo scafo di una scialuppa di salvataggio di una grande nave dismessa. Con l'arrivo della bella stagione e del turismo, iniziano le giornate più lunghe dell'anno. Mentre Franco organizza la barca, Alida prepara le provviste da portare a bordo. Allora, lì, hey. Io ecco, ho finito. Ok, dai. Prendiamo queste. Andiamo a cercare. Ammonirne. Alida dà il benvenuto a bordo. Ognuno trova il suo posto e la Viola lascia la baia di Levanzo per prendere il largo, destinazione Marettimo. Le onde morbide, il sole caldo e il profumo di mare sono i primi elementi bene auguranti di questo piacevole viaggio di scoperta. Marettimo è la più lontana delle isole Egadi, una montagna in mezzo al mare che si raggiunge dopo un'ora di navigazione.
Alida non si tira indietro se c'è da sostituire Franco al timone, mentre lui si gode il suo mare e risparmia le energie per andare a pesca la sera stessa. Il porto di Marettimo ha tutto il fascino del Mediterraneo. Franco sta per riprendere il timone ceduto in prova a Giuliano, il figlio minore, in modo da prepararsi all'attracco. La barca si avvicina dolcemente, scivolando su incredibili acque trasparenti, preludio di tutta la magia di quest'isola antica. Buongiorno! Buongiorno! L'approdo su un'isola è sempre carico di emozioni. Figuriamoci quando la stagione non è ancora iniziata e la vita dei pochi residenti è immersa nella tranquillità. I colori sono intensi. Il silenzio, rotto solo dal grido dei gabbiani e dai lavori di rimessaggio delle barche per l'estate imminente. Marettimo è una fila di case bianche di chiara impronta araba, concentrate fra la montagna e il mare. Le persiane azzurre sono ancora tutte chiuse, in attesa dell'invasione estiva. L'emblema dell'isola è Punta Troia, un suggestivo promontorio su cui aleggiano numerose leggende. Delle Egadi, Marettimo è l'isola più selvaggia e incontaminata. I suoi 19 chilometri di periplo sono costellati da centinaia di grotte, accessibili solo in barca. Le forme delle rocce, le caratteristiche degli antri hanno sempre suggestionato la fantasia dei marettimari, che si sono sbizzarriti nel trovare per ogni grotta un nome e una leggenda. Dalla grotta del cammello a quella della bombarda, da quella del tuono a quella della pipa. Si è fatta l'ora di pranzo. La Viola viene ancorata in una baia tranquilla. Giuliano ne approfitta per fare il suo primo bagno di stagione. In tavola arrivano tutti i prodotti preparati da Alida con il pesce di Franco e le verdure dell'orto. Le fave alla siciliana, le sate condite con pesto di aglio e menta, i crostini con la bottarga e gli asparagi selvatici, la palamita sott'olio che Alida prepara durante l'inverno. E questi sono solo gli antipasti. Nella cucina di bordo, in padella, già sfrigolano le seppie pescate la mattina stessa da Franco. Alida sta preparando uno dei suoi migliori classici, gli spaghetti al nero di seppia. Ragazzi, mangiate perché la pasta in barca raffredda subito. Mangiate. Tutti in barca apprezzano, proprio come Franco aveva intuito. Dopo il rientro dall'escursione, la giornata di Franco non è finita perché inizia il lavoro di pescatore. Questo per lui è il momento perfetto in cui godersi il mare in solitudine. Thank you.
Appena individuato il punto giusto, non lontano dalla costa, inizia a calare le reti a tramaglio. Oggi anche il mare delle Egadi è impoverito, ma un tempo le sue acque erano ricchissime di tonno. Favignana per secoli è stata una delle più floride e importanti tonnare del Mediterraneo. Giuseppe Giangrasso, detto Zi Peppe, è la memoria storica della tonnara di Favignana. Sta intonando una scialoma, il canto con cui i tonnaroti si davano il ritmo per tirare su le reti durante la mattanza, la pesca tradizionale del tonno rosso. Che belli si tiene, a signorina! Oggi che la mattanza non si pratica più e che la tonnara di Favignana è stata trasformata in museo, Zi Peppe ne è l'orgoglioso custode. Vive con la moglie Stella proprio all'interno dello stabilimento, che venne chiuso nel 1989. Zi Peppe iniziò a lavorare qui nel 1962, quando lo stabilimento apparteneva ai Parodi di Genova. La tonnara per me era tutta la mia bellezza, la mia gioventù, ho vissuto qui dentro con i miei compagni di lavoro, non c'era mai una baruffa, una cosa. Abbiamo vissuto una vita troppo importante. Adesso che lo stabilimento è chiuso, giro sempre per questo da solo. Prima eravamo 800 persone e ognuno di noi eravamo come fratelli e sorelle. Dopo 56 anni che abito qui dentro, mi sembra di essere a casa mia. Fondata a metà 800 dalla famiglia Florio, la tonnara occupa 36.000 metri quadri di superficie. Negli anni d'oro, quando in una sola mattanza venivano pescate migliaia di tonni, tutta Favignana lavorava qua, ma anche gente dalle altre isole e da Trapani. Quintali su quintali di tonno venivano bolliti in enormi calderoni. Nella cosiddetta stanza dell'olio, il tonno veniva inscatolato in barattoli di latta di varie dimensioni, sterilizzati e stagnati. Mentre nel mare di fronte, a maggio, avveniva la mattanza, un rito che fonde antica sapienza marinara e sacralità. Questa è la croce dove c'era San Pietro, che veniva messa al centro del mare, quando cominciava a calare la prima rete, questo stava 110 giorni sul luogo della tonnara, perché era il protettore della tonnara. Questa è tutta la costa dove costeggiavano i tonni, tutta la costa, sono 18 km e mezzo di costa, i tonni andavano dentro, scendevano tutti, passavano tutti così, andavano nella camera della morte, dove si venivano uccisi i tonni, messi tutti dentro le barche. Capo di tutte le operazioni della mattanza era il RAIS, la cui autorità non poteva mai essere messa in discussione. Cosa dice il RAIS? Gli operai deve fare, perché la responsabilità ce l'ha tutta il RAIS. Se la tonnara viene calata male, la responsabilità è lo RAIS, perché il RAIS deve guardare a tutti gli operai come lavorano, se le reti vanno male. L'ultima mattanza in Sicilia si è svolta nel 2007, proprio nella tonnara di Favignana. Mentre quel rito si trasformava in racconto, l'economia delle Egadi prendeva altre forme. Franco, che ha trovato il modo di conciliare lo sviluppo turistico con l'antico mestiere di pescatore, è l'emblema di questa transizione.
Già alle prime luci del mattino, con la sua barca, raggiunge davanti all'Evanzo il punto in cui ha calato le reti la sera precedente. Prima di salparle, mette in atto un vecchio trucco del mestiere imparato dal padre. Come un antico rito, lancia un peso a destra e a sinistra per spaventare i pesci nei dintorni, in modo da indurli a finire in rete. Dopodiché, inizia a tirare su i tramagli. È un uomo robusto, pieno di energia, e sembra quasi non sentire la fatica. Eppure ogni mattina si alza alle 5 e viene in mare a tirare le sue due reti lunghe 500 metri ciascuna. Tutto questo lavoro per rimediare una cassetta di pesce, non una barca piena, come accadeva quando da bambino usciva in mare col padre. Luigi, il figlio maggiore, è quello che più gli somiglia e che sin da piccolo ha seguito le sue orme. Studia all'Istituto Nautico a Trapani, ma qui a Levanzo può carpire tutti quei segreti del mare che non si imparano sui libri. Questi due figli sono stupendi, tutti e due. Due caratteri completamente diversi. Però sono veramente brave. Io spero che loro si fanno la loro strada, come mio papà non mi ha detto mai quello che dovevo fare io come lavoro. Sì, aiutavo a lui perché aveva bisogno, però oggi come oggi non me ne pento. Pesce da fare fritto o la zuppa? Allora, intanto la zuppa. Alida viene a prendere il pesce. Mentre osserva il dono del giorno, già pensa a come cucinarlo per il tradizionale pranzo della domenica con gli amici nella casa di campagna. La casa si trova a poche centinaia di metri dall'altra abitazione in paese e dal porto. Può sembrare un paradosso. Eppure, per Alida e Franco, questo è il rifugio dallo stress. Una sorta di isola nell'isola, neanche vivessero in una metropoli. Franco! Allora, mi raccogli un po' di insalatina, che faccio un'insalatina. Poi se ci va sono bene. Anche le zucchinette. Le zucchinette? E i bocciolini, quelli che metto nell'insalata. Va bene. Avere un pezzo di terra sull'isola è una grande fortuna. Per Franco significa restare in contatto con gli elementi essenziali, essere autosufficienti e quindi liberi. Qui abbiamo il pesce meraviglioso pescato stamattina da Franco. Adesso lo divido perché devo fare la pasta chi piscia brodo, cioè la pasta col brodo di pesce. Io adoro questa parte della mia giornata perché metto l'Evanzo a tavola con tutto quello che l'isola mi dà, perché noi cerchiamo sempre di mangiare quello che offre l'isola e soprattutto quello che è di stagione. Intanto è una famiglia che apprezza tantissimo, quindi sia i miei figli, mio marito sono dei gran buon gustai, e quindi tutto quello che preparo lo faccio sempre con tanto amore perché amo condividere quello che cucino. Per la pasta col brodo di pesce, Alida parte da un soffritto di cipolla. Aggiunge il concentrato di pomodoro fatto dalla mamma e lo scioglie col brodo vegetale preparato con gli odori dell'orto. Dopodiché inizia a mettere a cuocere nella pentola i vari pesci, a seconda della loro consistenza. Via via aggiunge il brodo. Nel frattempo prepara un pesto di basilico, aglio, sale, peperoncino e prezzemolo. Lo unisce alla zuppa sciogliendolo nel brodo. E a questo punto aggiunge tutti gli altri pesci, per una cottura totale di 3/4 d'ora.
A questo punto c'è da spezzare gli spaghetti. Franco ripulisce il pesce, ormai cotto, dalle lische, sotto l'attenta sorveglianza della cuoca. Franco, mi raccomando, attento alle lische. Non tutti i pesci sono finiti nella zuppa. Alida ne ha scelti alcuni per farne una gustosa frittura. È il momento di calare la pasta nel brodo di pesce. E a seguire di aggiungere il pesce deliscato. Gli amici intanto sono arrivati e aspettano con l'acquolina in bocca l'imbattibile zuppa di Alida. Buon appetito! Buon appetito! Lui è tuo amico. Ti piace la murena fritta, Gio? Buonissima. A me piace un sacco la murena, la pelle fritta è buonissima. Ma il pranzo della domenica non è completo senza le zeppole. Le tipiche frittelle siciliane fatte con farina, patate lesse, zucchero, scorza di limone e lievito di birra. Grazie. Ragazzi, con calma, Basta. Quando arrivano, si crea la fila. Mi sono ritrovata in un momento della vita molto difficile, molto particolare, in cui avevo deciso di mollare. Ho ritrovato me stessa, la forza di ricominciare. Credo sia stata la forza della natura a darmi la carica. È stato bravo Franco, lui mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a respirare, a capire le nuvole, il vento. Non ho nessun rimpianto, devo dire, perché adoro l'immensità del mare, che mi fa star bene. Allora deve essere proprio vero che il nome Egadi significa propizio.